Buonasera, buonasera a tutti. Vi starete chiedendo cosa vorrà dirci questa bella ragazza, questa cabarettista così affascinante, sensuale, formosa, con questi bei capelli. Vabbè, dai, allora, parlerei di un argomento grave questa sera, un argomento che rovina coppie apparentemente felici, il matrimonio. Allora, quante coppie sposate ci sono in sala? Alzate la mano. Ok, no, scusate, felicemente sposate. Infatti vedi che hanno passato in molti? Perché non è facile conoscere qualcuno. Ci abbiamo provato tutti, in tutti i modi, anche sui social, no? Che vai, che ne so, su Meetic, su Badoo, su Tinder, e trovi questi profili con queste foto di belloni pazzeschi, modelle fighissime, poi però li incontri e ti accorgi che lui era quello dietro nella foto, al modello. E che l'alito non si capisce in foto. Ah! Ma cosa vorrà dirci questa bella ragazza con questi denti bianchi così carina? Vabbè, allora, insomma, quindi non è facile conoscere, cosa fai? Ti tieni quello che hai, quello su cui sei inciampata nella vita, inciampata come su una merda. Ah! Infatti, cosa succede? Che molte coppie che stanno insieme da tanti anni e poi si sposano, perché o ti sposi o ti lasci. Ma che cazzo fai? Lasciati! No? Cioè, anche i vostri messaggi erano arrivati a un livello di noia infinita, no? In pausa pranzo lei che gli scrive, ora mangio, ti amo. E lui, anch'io tanto. Nel senso, anch'io mangio tanto. Cioè, non c'è sentimento. Forse per la cotoletta, ma non per lei. Oppure i matrimoni dovuti a figli inattesi. Lei è incinta e lui la sposa. Che sfigati! No? Poverini, che tenerezza, no? Perché usatelo il preservativo, usatelo, lo dicono veramente in tutte le salse, anche per le malattie. Io l'ultimo con cui l'ho fatto senza mi ha attaccato l'allergia al polline, io non ce l'avevo. No, no, è importante, non si scherza. E poi la noia di certi matrimoni, lui che le chiede di sposarlo e lei si incazza perché erano già sposati e il coglione si era dimenticato. No, vabbè, veramente clamoroso. Capita anche questo. Grazie. Allora, per difendere la famiglia tradizionale, qualche anno fa c'è stato il Family Day, questa giornata che appunto che aveva questo significato. Io credo che sia importante difendere la famiglia tradizionale, perché un'amica di un'amica di un'amica di un'amica di mia mamma ci ha raccontato che l'altra, insomma, un po' di tempo fa c'era una coppia tradizionale eterosessuale che camminava mano nella mano sul marciapiede. A un certo punto hanno incrociato una coppia omosessuale, ha morsicato lui e è diventato gay. Quindi attenzione, non si scherza, sono contagiosi. E però in Italia finalmente ci sono anche i matrimoni omosessuali. Diciamolo, è una cosa bella, importante. L'unico che ha qualche problema è il fotografo. Adesso i parenti dello sposo, boh! No, non di lui, l'altro, boh! No, di quello che lo prende, boh! È sempre imbarazzante, imbarazzante, situazioni così. Grazie. Grazie, grazie. Comunque, di qualunque natura sia, il matrimonio è un passaggio netto, no? C'è un prima e c'è un dopo. Prima è tutto bello, no? Prima ti sembra, ami tutto di lui, di lei, i difetti. È tenero, che tenero, è un po' distratto, però è tenero. Al mattino rifà il letto, però ci sono ancora io dentro che dormo, però è tenero. Anche lui ama tutto di te, no? Le fossette sulle guance. Poi dopo il matrimonio diventa cellulite sulla faccia, cioè cambia proprio tutto. Prima del matrimonio è tutto un fuoco, no? Lei che gli dice, dimmi una parolaccia, e lui, porca. E dopo il matrimonio qua cambia poco in realtà, perché lei gli dice, andiamo all'Ikea, e lui, vaffanculo. Cambia un po' il senso, però. Basta accontentarsi, sì. Poi, prima del matrimonio sembra di avere mille cose in comune. È tutto bello, tutto. Qual è il tuo numero preferito? 27. No! Anche il mio! Sei tu, lo so, l'ho capito! 27! Dopo il matrimonio, 27 sono i secondi di rapporto medio che avete, in cui per di più non senti nulla, per cui insomma ti accendi una sigaretta bruciandogli il mento pensando che lui avesse finito. Scusa, pensavo fossi sceso, non sentivo più nulla. È così, d'altronde l'uomo meraviglioso che avete incontrato e che avete sposato di colpo scompare. Più o meno come la chiappa colore in lavatrice. E al posto suo ti appare cosa? Un uomo che si gratta la pellaccia dei talloni sul bidet
curvo, e tra parentesi l'unico utilizzo che fate del bidet, diciamocelo. Hai fatto il bidet? Sì, lo sto facendo. Che schifo, cazzo. Vabbè, comunque, diciamo la verità, anche la donna meravigliosa che avete sposato scompare. Cioè la donna bella, truccata, ben vestita, sui tacchi, tutta profumata, anche lei, puff. E questa è una scoreggia con cui vi dà il buongiorno al mattino. Per cui secondo me è una cosa importante da fare e da e capire quando lui ti chiede di sposarlo se è quello giusto. Non c'è un modo universale. Io credo però che per farlo devi pensare che se il tuo amore supera l'immagine di lui che quando si taglia le unghie dei piedi poi si nasconde in un angolo ad annusarsi le ditina, potrebbe essere l'uomo giusto, potrebbe. Però forse la cosa più giusta da fare sarebbe creare una legge uguale per tutti che impedisca anche agli eterosessuali di sposarsi. Grazie.